Luoghi storici, testimonianza evangelica, presenza ecumenica, Maidana, 8 per 1000, scuola Beckwith, la pace. Voce delle Chiese, magazine di appuntamenti, notizie e curiosità dalle chiese protestanti in Italia e nel mondo. Sono le 14:07 minuti, questo è l'approfondimento con Voce delle Chiese e spero che si senta la mia voce, arriva. E siamo insieme quest'oggi a un ospite in questa puntata di questo giovedì 29 marzo 2018. Con noi Stefano Plescan, buongiorno Stefano, benvenuto. Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti. Allora, l'invito che ti abbiamo dato... Bentornati in diretta con Voce delle Chiese, l'appuntamento quotidiano con le notizie e le informazioni delle nostre chiese protestanti in Italia e nel mondo. Giovedì 29 marzo 2018, oggi apriamo la puntata subito con il nostro ospite Stefano Plescan che è con noi. Buongiorno Stefano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ti abbiamo invitato Stefano e tra poco con noi ci sarà anche in collegamento telefonico Marco Poet della chiesa di Bobbio Pellice, perché voi avete lanciato un progetto molto particolare, un progetto decisamente innovativo anche per le nostre zone del Pinerolese, un progetto che, come prima tu dicevi fuori onda, è nato un po' con un viaggio da incoscienti. Mi chiedevi se si poteva dire, beh io credo si possa dire, però in questo caso credo che la connotazione della parola incoscienti abbia una connotazione decisamente positiva. Cosa è successo allora? Cosa avete fatto da incoscienti tu e Marco? Allora, si tratta di un progetto, quello che noi abbiamo lanciato come Chiesa di Bobbio Pellice, che ruota intorno alla musica, nel senso che vuole portare, fare cultura musicale sul territorio delle Valli Valdesi, in particolare della Val Pellice. Il perno di questo progetto è un organo Walker, che è uno strumento appunto musicale molto prestigioso, perché tra l'altro proviene dalla Germania, che ha una tradizione organistica importante, che è anche stata riconosciuta recentemente dall'UNESCO, che noi abbiamo deciso di portare a Bobbio Pellice, nel Tempio Valdese. E diciamo che comportare intendo proprio portare, nel senso che io e Marco, che è il cassiere della chiesa, siamo partiti alla volta di Pforzheim, che si trova in Germania, più o meno all'altezza di dove la Francia fa l'angolino nella Germania, non so se avete presente la carta, e abbiamo recuperato questo organo che loro non usavano più. Che loro non usavano più perché, come mi dicevano appunto, in Germania c'è questo, diciamo, gli organi si muovono molto ricambio di più dei nostri, esatto, e quindi loro, dovendo, diciamo, ristrutturare la loro chiesa storica, hanno deciso di sostituire questo strumento, che però era ancora, come dire, un ottimo strumento, necessitava solo di qualche messa a punto, e noi l'abbiamo trovato su questo sito internet e l'abbiamo appunto acquistato e siamo andati a prenderlo con questo furgone. Abbiamo attraversato le Alpi svizzere con la neve, con il maltempo, con insomma, la neve, con la pioggia e soprattutto con l'incognita se l'organo ci stava o no nel furgone una volta arrivati. Esatto, l'organo ovviamente l'avete caricato, smontato, e quindi quando siete ritornati a Bobbio Pellice, alla chiesa di Bobbio Pellice, si trattava anche di rimontarlo. Si trattava di rimontarlo. Allora, per smontarlo gli amici tedeschi ci hanno dato una mano, nel senso che arrivati a Pforzheim abbiamo già trovato lo strumento interamente smontato e in buona parte anche imballato. È stato poi un bel domino, scusate, un bel Tetris, montare l'organo nel furgone, cioè caricare l'organo nel furgone, perché chiaramente si tratta di uno strumento che smontato occupa più o meno il volume di una stanza, per capirci. E per montarlo invece ci siamo avvalsi dell'aiuto di un esperto, che è l'organaro Mario Marzi, che naturalmente ha dovuto ricostruire il Tetris al contrario e montare questo strumento, che tra l'altro è molto complicato e anche molto delicato in alcune parti. Certo, quanti giorni di lavoro per rimontarlo? E giornate di lavoro complete non lo so, però parliamo comunque di un mese, anche di più.
Quindi parecchio. Parecchio, e alcune parti erano anche da sostituire, alcuni tubi per il trasporto dell'aria erano da sostituire, quindi ovviamente è stato necessario ordinare dei pezzi. Sì, non so se chi ci ascolta, chi ci segue, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici hanno presente come è fatto un organo, ma è davvero un'opera d'arte musicale, quindi tutta una parte che noi non vediamo, che è coperta ovviamente, ma che compone invece il metodo di funzionamento dell'organo, e ha dell'ingegneristico, ecco, all'interno, e quindi rimontarlo sicuramente non è affare semplice, e nemmeno poi accordarlo di nuovo, sistemarlo perché sia pronto per essere utilizzato. Sì, poi c'è anche un fatto di temperatura, perché alcuni materiali a seconda della temperatura ovviamente si espandono o si comprimono, e quindi ci vuole la temperatura giusta per l'accordatura, che d'inverno a Bobbio Pellice non è sempre facile ottenere, per cui abbiamo anche dovuto considerare questo aspetto nei tempi che menzionavo prima. Quindi cercare di non avere sbalzi di temperatura, esatto, troppo grandi in un tempio che in effetti per buona parte dell'anno è al freddo e viene utilizzato una volta alla settimana, e quindi è certo viene riscaldato in quell'occasione, sì. Questa è una cosa da prendere in considerazione. E d'inverno anche di meno. È vero, a volte si usano altre sale per, esatto, non stare a scaldare un intero tempio, per appunto evitare e risparmiare sul riscaldamento. Esatto. Allora, siamo arrivati a Bobbio, abbiamo rimontato insieme in modo virtuale, un po' più veloce di quanto avete fatto in voce voi, questo organo che peraltro leggevo, ce ne ha pochissimi altri di questo tipo in Italia. In Italia si tratta, diciamo, di un unicum per quanto riguarda le chiese protestanti, nel senso che ce n'è un altro in Valchisone, ma questo è sicuramente, come dire, un pezzo importante che viene qui in Italia, mentre invece ce ne sono diversi in prestigiose chiese cattoliche, come è scritto appunto sul nostro volantino. Ce ne sono a San Pietro in Vaticano, a Santa Maria degli Angeli, alla Trinità dei Monti, insomma tutte chiese piuttosto importanti. Allora, l'obiettivo, come giustamente ci ricordava Stefano, era di promuovere la musica. La musica si promuove anche dotando le chiese di strumenti che si possano utilizzare. Voi volete cercare di fare in modo che questo strumento a questo punto venga il più possibile utilizzato, condiviso e fruito sia nell'ascolto ma anche nell'utilizzo. E infatti anche per sostenere i costi che comunque ci sono stati e che ci saranno nella manutenzione di questo organo, avete lanciato una campagna che si chiama Adotta una Nota. C'è un sito intanto che io inizio a segnalarvi, che è www.adottaunanota.it, aiuta a fare un collage di tutte queste informazioni che ci hai già dato tu, Stefano, che abbiamo già visto o letto da altre parti sulla comunicazione della nostra zona del Pinerolese. In questo progetto vi siete dati delle scadenze, degli obiettivi da raggiungere. Sì, assolutamente. Come dicevo, l'organo è, come diciamo, la pietra angolare di questo progetto di diffusione della cultura musicale in valle. Però non è, diciamo, l'unico componente a cui noi abbiamo pensato, perché questo organo va utilizzato, e quindi abbiamo già organizzato una piccola stagione concertistica. Questo è un lavoro anche piuttosto impegnativo, di cui si è occupato soprattutto Marco Poet. Il mio ruolo è stato quello, e ancora quello, di dare una sostenibilità al progetto, una sostenibilità soprattutto economica, e anche, come dire, aiutare appunto a iniziare a costruire un po' questa cultura musicale di cui parliamo. E per fare questo sto provando a mettere a frutto quello che è stata la formazione che ho ricevuto grazie, come dire, all'impegno della Tavola Valdese e della Diaconia Valdese nell'anno scorso, con il gruppo di fundraiser che sono stati formati appunto nell'anno 16-17. E quindi ho pensato, come dire, abbiamo in condivisione appunto con Marco e con Matteo Ficara, che è la persona che ci sta aiutando con l'aspetto del digital e in particolare con il sito, abbiamo pensato appunto di creare questa campagna Adotta una Nota, per cui abbiamo cercato anche qui di muovere una serie di energie del territorio soprattutto. Sì, esatto, esattamente come avete fatto per la collaborazione che vi è arrivata nel intanto cercare l'organo, smontarlo, rimontarlo. Anche per rendere più accattivante questa campagna vi siete avvalsi di collaborazioni. Esatto, abbiamo chiesto innanzitutto l'aiuto di Leonora Camusso, che è l'illustratrice
autrice insieme a Jenny Turn della Bambola Valdesina, del blog di Valdesina, e abbiamo pensato appunto di, come dire, creare dal nulla tre mascotte della nostra campagna, del nostro progetto, che sono un tasso che suona l'organo, appunto, una volpe che suona il flauto e uno scoiattolo che suona il violino. E abbiamo appunto prodotto, lei ha prodotto per noi queste tre illustrazioni che sono state riprodotte sia su sia su dei poster che vedete qui adesso. Sì, chi sta guardando il video Facebook, esatto, li vede esposti insomma questi tre disegni su un po' più di una 4, ecco, su un grande formato A3. Sì, sì. Appunto li abbiamo stampati su diversi formati, anche su delle cartoline che sono proprio delle cartoline postali, e diciamo sono un po' il nostro segno di ringraziamento nei confronti di chi ci fa una donazione, perché ovviamente si tratta di, come dire, dare una sostenibilità economica a questo progetto, e diciamo abbiamo pensato a una serie di meccanismi per diffondere questa campagna, per ottenere anche delle adesioni, quindi sia dei negozianti ci hanno gentilmente ospitato, ci stanno ospitando, ed è possibile appunto fare una donazione presso i loro esercizi, sia, come hai detto tu prima, c'è un sito internet, sia inoltre stiamo pensando di mettere in campo una campagna di raccolta fondi tramite crowdfunding, quindi raccolta fondi online, e anche lì sarà possibile, come dire, adottare una nota e ricevere dei ringraziamenti, tra cui questi ma anche altri. Per esempio stiamo pensando anche di registrare un concerto grazie anche all'aiuto di Radio Bequit, che ci darà una mano in questo. Sì, insomma, modi per in qualche modo restituire anche a chi sostiene e crede nel progetto, nella campagna Adotta una Nota, restituire qualcosa. Quindi, qualcosa di bello. Esatto, che intanto, vabbè, la prima cosa che ci viene restituita è l'utilizzo dell'organo e la possibilità di ascoltarlo, ma poi le cartoline, i poster, insomma, questi piccoli gadget, ecco, che avete pensato, che aiutano anche ad avere un ricordo di quello che è stato fatto. Avete anche una vostra pagina Facebook, quindi ricordiamo agli ascoltatori. Assolutamente, che abbiamo una pagina Facebook a cui si può mettere mi piace, che si può seguire per ricevere gli ultimi aggiornamenti. Per esempio, noi rendiconteremo, come dire, i vari step che stiamo man mano raggiungendo nella raccolta fondi. Infatti, sia sul sito internet che sulla pagina Facebook. Sì, se andate sul sito www.adottunanota.it, andate nella sezione Sostienici, oltre ai bellissimi disegni di Leonora che vengono esposti, c'è anche lo stato della raccolta fondi, esatto, quindi delle barre che si colorano mano a mano che vengono raggiunti degli step successivi. Esatto. Anche per dare una trasparenza di quello che viene dato. Assolutamente sì, per dare un ritorno del sostegno che stiamo ricevendo. Abbiamo, come dire, diviso 4 obiettivi. Naturalmente il più importante di tutti è l'organo in quanto tale, che ha avuto un costo, diciamo, intorno ai 9.000 euro. Poi abbiamo il trasporto, che è stato, come dire, realizzato in modo rustico e quindi ha avuto un costo abbastanza limitato, però poi naturalmente c'è l'opera di restauro e di messa a punto dell'organo, che anche lì ha una voce di spesa. Per quanto riguarda la promozione della campagna, invece, come dire, sia io che Marco Poet che Matteo Ficara stiamo prestando la nostra opera come membri di chiesa, quindi a titolo gratuito, mentre invece diciamo i costi vivi, come per esempio la stampa dei disegni eccetera, sono stati sostenuti da un generoso dono dell'Unione Femminile Valdese di Bobbio Pellice, che io voglio ringraziare, e ne approfitto anche per dire che se qualcuno decide di aiutarci, di sostenerci, l'intero importo della sua donazione andrà a coprire appunto i costi di sostenuti per il progetto vero e proprio e non per la promozione, perché appunto la promozione è già stata finanziata. È già coperta. Esatto, è già coperta. Infatti, se guardate la barra, è già completamente è già colorata. Allora, rimani con noi Stefano, lasciamo spazio ad una breve pausa musicale e poi continuiamo a parlare del progetto Adotta una Nota con un altro piccolo passaggio, quello appunto della rassegna concertistica che avete immaginato, previsto e state strutturando, che partirà proprio tra pochi giorni, insomma, al primo appuntamento è per questo sabato 31 di marzo. Ok, allora continuiamo a essere in diretta Facebook, quindi sentono quello che diciamo. Io vado a fare la telefonata a Marco, così ci raggiunge. Certo.
tutti e due insieme è difficile averci. Vabbè, dai. Ognuno ha le, i suoi impegni. Certo. Capiamo benissimo. Però, col telefono si può risolvere. Ciao Marco, sono Daniela dalla radio. Ciao, come vuoi? Ok. Allora, noi abbiamo fatto già tutta la prima parte con Stefano, abbiamo parlato del progetto, sito, poster, cartoline. A te, adesso, quando rientriamo in onda, abbiamo proprio lasciato la palla della della parte concertistica, ok? Allora, rimani in linea, se tutto funziona, tra qualche secondo dovresti sentirci in onda. Ok, a tra poco. Allora, telefono, mettiamo in muto e alziamo. Magari provo anche qua, lascio andare 30 secondi e poi sfumo. E adesso c'è Marco in collegamento telefonico. Questi sono i volantini che avete fatto invece? Sì, questi sono i flyer, okay, che raccontano un po' la storia e danno le date dei concerti. Perfetto. Quindi ricordiamo, insomma, che li troveranno in giro. Sì, sì, questi sì. Riesci a farli vedere bene o devo alzarteli? Così facciamo... Sì? No, no, no. Ok. Ok, allora io magari 10 secondi e sfumo. Qui c'è il calendario dei concerti. Ritorniamo in onda sempre in Voce delle Chiese e come abbiamo annunciato prima abbiamo la possibilità di chiacchierare e parlare con Marco Poet che dovrebbe essere al telefono con noi. Marco, pronto? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ce l'abbiamo fatta, molto bene, buongiorno anche a te. Allora, ti abbiamo davvero lasciato sul piatto la parte, diciamo, concertistica. Quindi iniziando da questo sabato 31, proseguendo poi con gli altri appuntamenti, raccontaci cosa avete pensato per questa parte proprio di fruizione pratica dell'organo. Beh sì, la stagione, diamo così, chiamiamo la stagione concertistica molto umilmente, prevede in questa prima fase 5 concerti che inizieranno appunto il primo da sabato 31 marzo fino l'ultimo il sabato 30 giugno. Il concerto inaugurale sarà gestito da Walter Gatti all'organo e da Elena Saccomandi alla viola e viola da gamba. E ci sembrava opportuno iniziare con Walter Gatti perché è uno degli artefici anche dell'aver essere riuscito a portare questo organo a Bobbio Pellice e infatti è stato lui che ci ha in qualche modo indirizzati sul sito di questo organaro tedesco e che abbiamo e poi scelto tra gli organi disponibili quello che meglio si adattava alle esigenze di Bobbio Pellice e quindi il primo concerto sarà tutto su Bach, con una prima parte di organistica e poi la seconda parte del concerto, organo e viola. E, il secondo concerto sarà invece poi sabato 14 aprile e vedrà Renato Pizzardi all'organo con Ilenia Goss, la pastora cantante, diciamo così, soprano e una chicca in più che non pensavamo ma che siamo riusciti ad aggiungere, ci sarà anche Raffaele Azzario e quindi ci saranno alcuni brani organo e violino e poi daremo spazio a un concerto invece con una predominante diciamo corale e quindi sarà la voce del coro polifonico Turba Concines con Ermanno Logatto sempre all'organo, quindi anche un concerto con sempre una parte organistica e una parte corale con accompagnamento d'organo e questo sarà a maggio. Il 12 maggio, sì. Il 12 maggio, esatto. E poi il concerto, a giugno ci saranno due concerti, il primo sarà un concerto con
il nostro corale, quindi la corale di Bobbio Villar, la corale di San Giovanni e la corale di Rorà, con all'organo Paolo Calzi, e quindi continuiamo a utilizzare, diciamo così, musicisti del territorio, e poi chiuderemo il 30 giugno con un concerto d'organo a cura dell'Accademia Organistica Pinerolese. E questa è la prima parte. La nostra intenzione è quella poi di continuare ancora da settembre, diciamo così, da metà settembre fino a dicembre, con altri 3-4 concerti, di cui stiamo definendo in questi mesi artisti e date. Ecco, questa è sicuramente una delle parti che già prima con Stefano sottolineavamo, cioè il fatto di poter avere un ritorno, ecco, di questa campagna. Questi sono dei ritorni musicali, quindi assolutamente gradevoli, piacevoli anche per chi verrà a sentire i concerti. Non so se vuoi ancora aggiungere qualcosa, se c'è qualcosa a proposito, diciamo sempre della scelta, ecco, del calendario dei concerti. Ma no, direi di no, nel senso che abbiamo cercato di non di avere almeno un concerto al mese, diciamo così, di distribuirli appunto da periodo pasquale fino a prima delle vacanze, e i prossimi che cercheremo di mettere in calendario a settembre, cercando di incastrare ovviamente le date dei concerti, tenendo conto anche delle altre opportunità ci sono sul territorio, quindi facendo un po' di sinergia anche con gli altri enti che organizzano, diciamo, gli eventi musicali, prevederanno anche la partecipazione di cori che arrivano un pochettino fuori dal Pinerolese, uh-huh, e con artisti appunto che non sono direttamente di Torre, Pinerolo, sono comunque vicini di casa, ma che si sono già resi disponibili a fare un concerto di promozione, a cui sono già venuti a provare l'organo, e quindi allarghiamo un pochettino, diciamo così, il ventaglio anche. Esatto, la platea degli artisti che verranno a suonare lo strumento. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa a quanto detto da Marco? Sì, io volevo aggiungere che appunto proprio con questa idea di restituire lo strumento al territorio, tutti questi concerti saranno assolutamente gratuiti, ad ingresso libero, quindi siete tutti invitati a, come dire, partecipare anche con l'ascolto a questo nostro impegno per la cultura musicale e per la musica. Bene. Allora, io ti ringrazio, Marco. Grazie a voi. Daremo appuntamento un po' più in là. Intanto ricordo il primo concerto, 31 marzo, quindi tra pochissimo, ecco, sabato sera, la vigilia di Pasqua, Walter Gatti all'organo, Elena Saccomandi alla viola, nel Tempio Valdese di Bobbio Pellice. Ore 21. Se posso fare un ringraziamento, vorrei ringraziare sia Radio Bequit, che ci dà questo spazio, e anche altri, ci aiuta molto, e il settimanale Le Valli, che è l'altro nostro media partner della campagna, che appunto, su cui appunto potete trovare gli aggiornamenti che riguardano sia i concerti, sia il nostro lavoro in generale. Bene. Allora, grazie Marco, intanto ti lasciamo al lavoro, sappiamo che sei sul lavoro, quindi grazie per averci dato anche la tua voce, l'abbiamo strappata qualche minuto, ti lasciamo continuare le tue attività, e grazie a Stefano per essere stato con noi, grazie, buona continuazione del vostro progetto. Ricordo ancora il sito www.adottounanota.it, oppure la pagina Facebook e le bellissime cartoline, oppure insomma gli A3 che potete avere disegnati da Leonora Camusso. Grazie ad entrambi e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Adesso siamo di nuovo, non ci sentono. Non so se vogliamo ancora cogliere l'occasione prima di chiudere la puntata, c'è ancora Stefano qua, quindi se vuoi ancora raccontarci qualcosa. Ma l'idea dei personaggi a chi è venuta? L'idea dei personaggi? A Leonora o a voi? Allora, diciamo che questa parte della campagna mi sono occupato io. Uh-huh. Quindi l'idea era proprio quella di dare sostenibilità
in modo moderno, non appunto sfruttando le mie conoscenze in materia di fundraising, che per carità sono poche, però sono in crescita, diciamo, mm-hmm. anche perché sto frequentando due master, mm-hmm. quindi di fare qualcosa di bello e fare qualcosa usando le capacità che ci sono sul territorio, quindi Leonora. E l'idea dei personaggi, avevamo quattro personaggi in ballo, c'è un non pervenuto, nel senso che c'era un cinghiale che suonava la fisarmonica, però non è arrivato, non ha superato i pit stop. Perché... Ah, avete fatti vedere a una giuria? No, li abbiamo scelti tra me, Marco e Matteo, okay. E abbiamo scelto questi tre più che altro perché sono gli strumenti che porteremo ai concerti. Ah, ok. E la fisarmonica non c'era, e quindi... Sì, in effetti strumenti da concerto. Esatto. Ne abbiamo presi tre perché così le persone possono scegliere, comunque. Bene, bene. E anche l'abbinamento è stato... E poi è stato anche fondamentale l'aiuto di Dario Mazzoleni, che appunto si occupa di tipografia e che ci ha fornito, come dire, un po' di consulenza sugli aspetti tecnici di questi disegni e anche ha stampato gli A3 e gli A4. Quindi una parte del lavoro l'ha fatto lui, anche sempre aiutandoci molto. Cioè abbiamo cercato di mettere in circolo un po' di energie, diciamo. Certo. Sì, e per adesso c'è una buona risposta, perché la raccolta sfiora già i 6.000 euro. Quindi. Sì, vedevo che, insomma, a parte la parte sì, di promozione, che quella è già coperta, sì. Avete ipotizzato un 800 euro. L'organo, prima ci raccontava Stefano, insomma, l'acquisto è stato di 9.000 euro, quindi una bella spesa. Però la metà è già coperta praticamente. Sì, devo anche dire quello che non ho detto, ma va detto invece, è che abbiamo chiesto due finanziamenti importanti, uno all'8x1000 Valdese, naturalmente, sì. nel piano musica, e uno invece alla Cassa del Risparmio di Saluzzo. Quindi una parte della raccolta sarà, speriamo, coperta da questo tipo di bandi, però naturalmente noi pensiamo di dare una sostenibilità in modo autonomo al progetto, e per adesso abbiamo una buona risposta da parte del territorio. Bene, allora io riprendo e concludo la trasmissione. Prego. E sfumiamo la musica per passare all'ultima parte del programma, quindi lancio la sigla dell'Agenda Ecumenica. L'Agenda Ecumenica, appuntamenti, incontri, concerti, eventi speciali legati alle nostre chiese. Appuntamenti delle nostre chiese, quelli che sono gli incontri, beh, intanto quelli di oggi è Giovedì Santo, quindi sono moltissimi i culti che vengono proposti, per lo più culti serali, e per lo più, notavamo già anche nei giorni scorsi, sono culti curati dai giovani, catecumeni, ragazzi del precatechismo che partecipano e curano, diciamo, la parte di lettura, di preghiera e di liturgia del culto. Sia Pinerolo che San Secondo, Pramollo, San Germano, Pomaretto, Prarostino, Villarpellice, Luserna, Torre Pellice propongono il culto questa sera, alcuni lo propongono domani, sia in versione mattutina, pomeridiana o serale. Ovviamente una particolare attenzione in queste giornate che precedono la Pasqua c'è anche nei confronti di strutture o legate alle nostre chiese della Diaconia Valdese o anche private, insomma, però strutture dove ci sono anziani o anziane che gradiscono appunto l'ascolto del culto. Quindi in questi casi sono culti che vengono fatti o il mattino oppure nel primo pomeriggio. Altri appuntamenti che vi volevo segnalare: a San Secondo sabato sera ci sarà anche lo spettacolo Uomo e Galantuomo alle 21 nella Sala del Teatro. Questa è una replica proposta dalla Filodrammatica Valdese di Luserna San Giovanni. Sempre sabato 31 a Pomaretto nel pomeriggio c'è il culto col Ciuccio, quindi la parte dedicata ai più piccolini. E infine un'ultima segnalazione che vi do è per la domenica di Pasqua. Vi ricordo che, come tutti gli anni, Radio Bequit vi proporrà il culto in diretta, quindi per coloro che non possono spostarsi di casa, che non riescono a raggiungere il tempio ma vanno comunque piacere di ascoltare e seguire un culto, lo potrete vedere
perché proporremo la diretta video. Se andate sul sito rbe.it, sulle nostre pagine Facebook, sul nostro canale YouTube, lo potrete appunto vedere con la diretta video, ma lo potrete anche ascoltare sulle normali frequenze di Radio Bequit. Quindi sintonizzate la vostra radio e avrete modo di seguire il culto che sarà trasmesso dal Tempio di Pinerolo quest'anno, quindi culto di Pasqua in diretta su Radio Bequit domenica mattina dalle 10 in poi dal Tempio Valdese di Pinerolo in Via dei Mille. Ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito e ascoltato, ringrazio Stefano che è stato con noi, Marco al telefono, ringraziamo tutti coloro che continuano a sostenere Adotta una Nota, questo progetto della Chiesa Valdese di Bobbio Pellice, ma in realtà un po' di tutte le nostre chiese e di tutti coloro che amano e vogliono sostenere la promozione musicale. Non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona serata e ovviamente ringraziare Milica che ha curato la parte tecnica, me la stavo dimenticando, ma senza di lei non potreste vedere il video che avete appena visto, quindi invece è fondamentale. Un saluto a tutti voi e a domani con la puntata in diretta alle 14 di Voce delle Chiese.